venuto qua oggi pomeriggio ed è molto molto bello questo parco, e io me lo ricordavo abbandonato, con pochissime persone che praticavano e giocavano, e venire in questo pomeriggio con tantissimi bimbi che giocano attività poco consuete è una cosa molto molto bella da vedere. Quando venivo a fare attività al parco, i cittadini erano un po' sorpresi perché appunto il parco anni fa era lasciato un po' trascurato, invece adesso con questa attività, con questo obiettivo e questo progetto siamo riusciti, e anche loro sono più contenti di avere queste attività nella città. Abbiamo fatto conoscere ai ragazzi cos'era il parco prima e cosa può diventare adesso, tutte quante le cose che hanno disegnato per terra, tutte quante le cose che installeranno, è sicuramente un'occasione in più per i ragazzi di Veggiano. Adesso che l'abbiamo tutto colorato, vedo tutte le persone che giocano e si divertono all'aria aperta, lo fanno sembrare molto più vivace e divertente. Siamo arrivati alla consegna dei lavori al Parco della Memoria, lavori che hanno portato un impatto molto forte nella comunità, perché hanno consentito di unire il lavoro dei bambini più piccoli fino ai signori più esperti. Sentendo anche le varie rappresentanze del comune, io vedo un bel progetto nel futuro, quindi anche di musica, di palchi, di attività molto più grande, ed è una cosa piacevole perché in un paese è bello che le persone escano e che si fidano del proprio paese, dei propri posti. Allora, secondo me sarebbe bellissimo se i cittadini continuassero a utilizzarlo, se lo mantenessero anche loro insieme all'amministrazione comunale, così sicuramente bello, rigoglioso, e potrebbe essere un'occasione anche per la scuola, perché comunque è molto vicino alla scuola, quindi per fare delle attività all'aperto, che siano delle feste finali o delle feste con tutta quanta la comunità, sicuramente bello sfruttarlo nel miglior modo possibile. Tutta la cittadinanza ci aiuti a custodire questo preziosissimo spazio che è stato generato e costruito con questo progetto. Tra 2 anni questo parco me lo immagino un po' più colorato e con più bambini che ci vengono, e persone in generale che ci vengono. Il progetto sportivico qua a Veggiano ci ha permesso di dare 45 voucher sportivi. Il voucher sportivo è uno strumento grazie al quale, attraverso la partecipazione a dei laboratori sportivi piuttosto che culturali, di conoscenza dello sport, nel caso specifico di Veggiano degli sport e giochi di una volta, si accumulano delle ore che vengono tramutate in voucher. Il voucher viene poi quantificato nel caso specifico in 100 euro che possono essere spesi dai giovani come anche dai meno giovani che hanno partecipato alle attività nelle associazioni sportive del territorio che hanno aderito al progetto.